E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in quest'ultimo episodio della carriera allenatore con l'Inter. Direi anche finalmente l'ultimo, perché comunque sono 11 mesi che va avanti. Sono 11 mesi visto che da maggio a questo momento ho pubblicato veramente pochi video, ma non della carriera ma in generale, solamente 6 video mi pare. E l'ho anche detto nei precedenti video, scusate per la mia inattività, però dopo ho continuato ad essere inattivo e vi chiedo scusa. Adesso veramente cercherò di tornare attivo più di prima. Comunque vi consiglio di vedere i precedenti video, ma potreste sentire delle parole che non tornano, delle frasi, come magari in qualche video potrò aver detto, nel prossimo video c'era questo gioco, invece magari ne ho portato un altro. Oppure non ho proprio portato nessun video per molto molto tempo, appunto come ho detto prima. Però adesso concentriamoci sul gioco perché dobbiamo andare a sfidare il Barcellona in finale di Champions League. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Voglio solamente alzare la difficoltà ad estrema, come ho fatto anche nello scorso video nella finale contro il Milan. Poi ragazzi vi ricordo che ho vinto il campionato e anche la Coppa Italia. E tra l'altro mi sono arrivati 91 milioni per la Serie A, ho letto prima il messaggio. Guardate qua, campionato vittoria contro Atalanta e abbiamo alzato lo scudo e anche vittoria per 2-1 contro il Milan. Guardate qua, 91 milioni, molto buono, e però non li potremo spendere perché non farò una seconda stagione, anche se era una cosa che avrei voluto fare. Però ragazzi, se questo video raggiungerà 10 like, la porterò in live. Anche perché io FIFA 22 ancora non me la sono comprata nonostante sia uscito, perché lo comprerò tra un mese insieme alla Play 5, quindi là inizierò una nuova carriera e bisognerà decidere la squadra anche se io vorrei crearla. Ragazzi, comunque adesso pensiamo a giocare. Questa qui sarà la squadra. Non ho più spostato Eriksen centrocampista, anche se avrei voluto, ma ci ho pensato troppo tardi. E niente, titolare. L'unica cosa, chi è che è espulso? De Vrij. De Vrij è espulso. Avevo detto che avrei portato un giovane in questa finale, però non mi ricordo chi fosse. Uno che aveva dei ruoli strani, che poteva fare tipo il CC e il difensore centrale, mi pare. Eccolo qua. L'avrei fatto giocare al posto di De Vrij espulso. Invece mettiamoci Diop, ma lo facciamo subentrare in partita. Giocherò Entrambe tutta la veramente massimo partita performance a e casa ve la del farò compagno in vedere, questa quindi comoda sarà sequenza. veramente Non lungo come cambiate video, idea, anche sono perché alla veramente fine, bravi. aspettate un attimo, forse c'è la cronaca troppo alta. Era Il stagione nostro cammino, abbiamo veramente battuto bravi. Atletico Madrid, Liverpool Sì, e Chelsea. E sì, siamo in finale contro il Barcellona che ha battuto. Vabbè, non sono riuscito a vedere, va bene, comunque. sì. Ci gioca, sono Siamo sicuro partiti, che Eriksen Lukaku. titolo di regina d'Europa Giocata prima o poi per ci Eriksen, la troverà. telecronaca l'ho abbassata. E comunque vi voglio ricordare che noi. Oh, bravo ancora Lukaku. L'ultima finale su FIFA 20, quella col Tottenham, l'abbiamo vinta con una doppietta di Son, se non Eriksen. sbaglio, contro il Bayern Monaco. Eriksen. Bravo Eriksen, Sfiora la Eriksen, palla, lo scambio dentro. nel momento giusto. Te Stegen, la manda in corner. Brozovic Brozovic la ha batte corta giocato per un Boga. minuto. Boga con il Eriksen sinistro. tocca Niente dare il però. pugno al portiere. Brozovic. Verso Lukaku. Milinkovic di prima Pallone col dentro per sinistro, Eriksen. Milinkovic. Rimonta Fuori di Lukaku. pochissimo. Te Stegen. Giù verso Messi. È nostra per forza. Oh. Vabbè, l'aveva presa Messi. Ok. Una gara così Brozovic. nella quale Milinkovic. inevitabilmente inciderà la posizione Lautaro. dei due Lukaku. attaccanti. Per Eriksen. Ricordiamo la differenza. C'è Hakimi. Il I compagni cross si scambiano dentro. pallone e Lukaku di Lukaku testa. Non riesce a riesce a prenderla prenderla bene. bene. La palla arriva a Coutinho. Forse nemmeno l'ha toccata Lukaku. Oh, Brozovic Brozovic è grande. rimonta Brozovic. Lukaku. Finta. E Intervento poi probabilmente nulla. di pericolo svantaggio. Se avessi tirato. Ci L'avrebbe avrebbe sicuramente presa, gli avrei tirato offerto in un duello bocca. Stavo risentito praticamente in dopo faccia al l'errore del portiere. portiere. Sei piedi infatti Skriniar. dovrebbero Prova prestare molta attenzione il quando sinistro. mettono palla a terra. Il sinistro Sì, dove l'ha perché tirata non lo difensore so, va dovrebbe avere bene. palla. Alderweireld. Te Stegen. Alta per Alderweireld, poi De Jong. Pirlo. Coutinho, Messi. Coutinho. Griezmann. Palla per Messi di Messi. prima verso Sergio Roberto. Gira Riesce a metterla giù col lentamente sinistro. Messi. Adesso punto Upamecano. Lo supera. Attenzione Messi, Messi, Brozovic è attenzione scivolata, Messi, ancora rientra Messi, dentro, Messi che attenzione. cazzo fa? Messi Palla Handanovic! al volo. Un miracolo del capitano! Veramente ragazzi, è una parata incredibile. Messi fa un po' il magnifico in mezzo Messi di all'area. nuovo in Poi porta. ancora, ancora Messi! Palla piena. Kimpembe. Occhio a Pjanic. Pjanic. Pjanic dentro. Finale qui il Diop. Barcellona che regala il Leggo il contropiede contropiede con Eriksen. Hakimi.
Fai con Hakimi. Fai con Hakimi. Non ho dato Hakimi. Vabbè, l'ho votata Hakimi. L'avevo votata Hakimi subito, però ok. De Jong dietro De Stegen. De Stegen per Alderweireld. Pjanic. Aperto. Messi. Attenzione ancora Messi, Sergio Roberto. Può crossare. Ci mettiamo dentro. Sergio Roberto. Upamecano è scivolata. Grande Upamecano. Signor 60 milioni. Riesce a bloccare qualcosa ogni tanto. Brozovic per Hakimi. Verso Lukaku. Eriksen. Ancora per Hakimi. Vaffanculo Hakimi. Coutinho. Alzata verso Dembélé. Dembélé non la prende. Eriksen. Brozovic. Lukaku. Eriksen. De Jong. Messi. Coutinho. Bravo Brozovic, rimane alla palla. Brozovic è la finta e Brozovic sbaglia. Con Brozovic non devo fare troppi numeri perché non ce l'ha tanto. Non gli ho nemmeno alzato forse le stelle skills. Ma più che altro quando è iniziato questa stagione non sapevo questa carriera. Attenzione però Messi. Diop, grandissimo. Dicevo, quando ho iniziato questa carriera non sapevo molto bene come funzionassero gli allenamenti e quindi non ci ho fatto tanta attenzione e quando ho scoperto come funzionassero avevo già iniziato ad essere abbastanza inattivo, quindi ho praticamente lasciato perdere, anche perché la carriera era quasi finita. Eravamo, se non sbaglio, ad aprile. Attenzione. Punizione dal limite. Punizione dal limite Messi. Ottimo, 1-0 per Barcellona. Non è vero, c'è Diop. C'è Diop. C'è Diop che ci aiuta. È battuto ovviamente. Adesso va Hakimi. Eriksen. Subito ancora Hakimi. Piano piano da Eriksen. Scavalcata per Lukaku. Lukaku. Dentro, la torre a porta vuota, Lautaro Martinez, 36esimo, ci porta in vantaggio, Messi sbaglia la punizione, e il gol di Lautaro in contropiede, signori, bella palla di Eriksen, Lukaku di testa, il destro dentro, è a porta vuota, non poteva sbagliare, delicato Martinez. Dembélé, vaffanculo Dembélé, però la rimessa è per il Barcellona, no, è nostra. Non si sa come, ma è nostro, ok. Hakimi. Sempre Hakimi. Hakimi, secondo me, il migliore della stagione, ragazzi. Praticamente tutte le azioni sono partite da lui. Forse c'è Lukaku, sì. Lukaku, scarpa d'oro, però. Pure Hakimi, ragazzi, non scherza, eh. Uno dei due migliori. Sono i migliori, loro due. Non so chi. Eriksen. Eriksen, grande giocata. Poi dietro a Skriniar. No, Skriniar non c'era, voluto dare Hakimi, ma Hakimi era salita troppo e quindi il gioco l'ha dato a Skriniar alla fine. Sergio Roberto. Boga, bravo Boga. Poi Milinkovic. Girata per Hakimi. Hakimi. Dentro per Romelu Lukaku. Di tacco ancora per Hakimi. Milinkovic. Milinkovic! Fuori. Finisce il primo tempo, vediamo un attimo le statistiche. Secondo me il vantaggio è abbastanza giusto, anche se non stiamo giocando benissimo. Né noi il Barcellona. Forse ne abbiamo fatto un po' più di tiri, ma non è vero. Sono gli stessi tiri, anziché con Milinkovic ce l'avamo quasi a segnare, ma loro con Messi, che miracolo ha fatto Andanovic, veramente. Anche la punizione, salvata di Diop, oppure il momento prima in cui Diop ha fatto una scivolata e bloccato Messi all'ultimo, mentre era contro il portiere, veramente. Forse il Barcellona meriterebbe questo pareggio, ma non glielo daremo. Almeno proveremo a non darglielo. Attenzione a Pjanic. Brozovic. Che vogliono il fallo? Non l'avranno. Non l'avranno. Milinkovic. Fallo. Noi l'abbiamo preso invece. Upamecano. Che schifo. Attenzione a Griezmann, girata, De Jong, scivolata bellissima, Brozovic, Brozovic ancora, Brozovic, niente, Dembélé, Dembélé nulla, Griezmann, bloccato da Diop, vabbè Lukaku salta a vuoto ovviamente, Griezmann, ancora Dembélé, il...
L'intervento di Diop che però non riesce a prendere questo pallone. Pallone bruttissimo. È rimessa dal fondo. Ma esce Pjanic. E dentro Busquets. Veramente offensivo il Barcellona, devo dire. Lukaku. Lautaro. Milinkovic. Che palla di merda che ho dato. Messi. Ma va bene. Upamecano, Upamecano. Oh, torna indietro. Ancora Upamecano. Pogà. Contro Busquets in velocità. Busquets però è fresco. Pogà prova una giocata. Non lo supera. Anzi sì. Pogà. 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 Ancora Pogà. Per Hakimi. Da un esterno all'altro. Hakimi la finta. E blocca però Jordi Alba. Un po' sfregata questa occasione. Forse potevo pure accalciare anche prima con Pogà. Ma non sono stato troppo sicuro del suo piede. De Jong. Alzata. Verso Coutinho. Ok, a Messi che stava partendo. Viene a riprendere palla però. Messi. Fallo. Dentro. Milinkovic non la prende. Attenzione. Griezmann. Era in fuori gioco tanto De Jong. Sergei perde palla. Dembélé. Griezmann. Griezmann fuori gioco. Griezmann ma in fuori gioco. Perfetto. Skriniar. Verso Hakimi. Eriksen. Lukaku. A sinistra per Pogà. Pogà riesce a prenderla. Pogà riesce a prenderla e parte. Va contro il portiere. Torna indietro. Appoggio per Milinkovic. Milinkovic. Niente. Adesso Brozovic. Brozovic prova la bicicletta. Poi Eriksen. Non trova nessuno però. A dir vai. Dai che gliela prendiamo. Gliela prendiamo noi? No. Dobbiamo subire questo contropiede adesso. Stiamo attenti. Bravissimo Diop. Bella Toro stava 15 metri in fuori gioco. Ma ok. Jordi Alba, dentro per De Jong, 73esimo, ancora in vantaggio. Speriamo di rimanerci. Griezmann. Diop, perfetto, ho aspettato e ho fatto proprio bene. Ancora Diop. Lukaku, poi per Milinkovic Savic, Milinkovic. Milinkovic, di tacco per Pogà. Pogà, Diop, per Hakimi. Hakimi. Calcia Hakimi! Te Seghen, che cazzo ha tirato? Un missile! Pogà, stavolta ci prova a tirare! Pogà! Prima non me l'ho tirato! Adesso sì! Arriva il 2-0 al 78esimo! Proprio Pogà, l'uomo che ha l'overall più basso in questa squadra, ma che ha fatto tanto, se non sbaglio, arrivo proprio a gennaio, nemmeno nel mercato estivo. Ha un gran gol! Di Pogà! Jordi Alba! Sergio Roberto! Riprendiamo, stando 2-0, molto buono. Ci potremmo anche portare a casa questa finale. Anche se nulla è detto. Jordi Alba, nemmeno un cambio ho fatto. Adesso dovrò fare. Dovevo far entrare quello al posto di Diop. Lo farò entrare appena uscire la palla. Attenzione a Coutinho. Messi. Skriniar. Poi Lautaro. Milinkovic. Ma noi nessuno di noi sta in attacco, vabbè. Tanto sono tutti veloci, ci arrivano dopo. Sergei, bella la palla per Eriksen. Eriksen, c'era sul sinistro Eriksen, ci ho provato, ma poi arriva Hakimi. Fuori di poco. Ecco i cambi, ho levato anche Pogà. Un po' di standing ovation per lui. 86esimo, 2-0. Vediamo un po'. Non dovrebbero riprenderla in teoria. Però non voglio nemmeno subire gol, ovviamente. Anche bello 2-0 come nella finale col Tottenham. Brozovic. Dentro? Lukaku? La prende col petto, Lukaku! Niente. Dai, è nostra. Barella. Barella. Prova i sombreri. Ancora Barella. Ancora Barella. Barella con i palleggi. Poi torna indietro. L'appoggia con la testa, ma nulla, ragazzi. Qua un po' di leziosismo. Da parte nostra. No, Brozovic, che cazzo hai fatto? Non l'ho passata, vabbè. Manca poco, mancano forse 10 secondi. Con Messi che perde la palla, la dà Barella, Martinez. Vediamo se ci fanno fare questo 3-0 con Lukaku che non poteva mancare il suo gol in questa partita. Ah, purtroppo non riesce. Peccato ragazzi, peccato perché signor Scarpadoro Lukaku poteva fare questo gol. Ma vinciamo noi questa Champions League contro il Barcellona 2-0, il triplete è nostro. Gol di Martinez che non ha fatto benissimo
in confronto a Lukaku, che è stato un signore scarpa d'oro e ha fatto veramente tanto per la squadra. Ma Martinez c'è stato, l'ho criticato molto perché è stato un po' pago in certe partite, però intanto ci ha portato in vantaggio. E poi ragazzi, il Boga, il destro a giro che blinda il risultato e ci fa alzare questo trofeo. Ci voleva Extreme Game per far tornare l'Inter a fare un triplete. Eccolo Handanovic, alza questa Champions, triplete per noi. Dati partita, 9 tiri a 3, vittoria meritata, dai. Possesso poco più loro. Oh, Boga migliore in campo, sti cazzi dell'intervista. Andiamo alle statistiche dei giocatori. Comunque ricordo di nuovo che se questo video arriverà a 10 like, porterò la prossima stagione in live. E tra l'altro ci sarà anche il mondiale con l'Italia. 95 di valutazione tra l'altro per noi. Vediamo un attimo in ufficio. No, manca solo due giocatori. Vabbè, profitto 50 milioni. Sto a 375 milioni. Vabbè, si deve aggiornare. Comunque, andiamo in Laberosa e vediamo le statistiche. Abbassate un po' la musica. Comunque, Handanovic, 50 presenze. Non so cosa siano i RI. Vabbè. Ah, forse le reti inviolate. E 15. Ma vi ricordo che io ho parlato un sacco di rigori in questa carriera. Media 7-10. Radu, 12 presenze. 3 reti inviolate, 6,80 come media, non ha giocato tanto. Korov, 26 presenze, così tante. Beh, sì, con la formazione di riserva. Comunque, gol 3, mi ricordo 2 su punizione e 6,60. O forse tutte e 3 su punizione, non vorrei dire una cazzata. 49, scusate, per Skriniar, 2 assist, 15 reti inviolate come Handanovic. E CG non so cosa sia, e comunque 6,80. Ah sì ragazzi, CG sarebbe cartellini gialli e cartellini rossi CR. De Vrij 38, 2 assist, reti inviolate 7 cartellini gialli e uno rosso. E comunque 6,60, Skriniar un po' di più. Mi aspettavo di più tra i due centrali, veramente. Cioè, migliore è stato Upamecano, con 39 presenze, 8 reti inviolate, anche se Skriniar ne ha fatti 15. E gialli 5, uno rosso. 6,70, forse Diop l'ha battuto. Diop l'ha battuto, grande Diop. Era una scommessa, ha fatto molto bene. 36, un gol anche. E reti inviolate 11, cartini gialli 5, rossi 0, 6,80. Poi Alessandro Bastoni, che ha giocato pochissimo, ma un upgrade di 4, veramente bravissimo Ale. Con 21 presenze, un gol, rigori, scusate, reti inviolate 5, cartini gialli 3 e 0 rossi, 6,80 come Diop. Vabbè, ha giocato molto di meno però. Vabbè, sto coglione ha giocato 10 minuti, non ha fatto niente, 6. E D'Ambrosio, 29 presenze, un assist, reti inviolate 7 e cartellino rosso, vabbè, 1, 6,40. Non mi è piaciuto tantissimo D'Ambrosio, mi aspettavo di più. Brozovic c'è 41. Gol 1, assist 6. 13 reti inviolate, lui mi è piaciuto tanto, eh? Cartellini gialli 3 e 7-10. Buono, stiamo salendo. Duarte, 4 presenze, 6-60. Poteva far di più lui, ci avevo scommesso tanto da quando l'ho tirato su in prima squadra. Boga, 36, 5 gol, 33 scusate, 5 gol, 2 assist, 5 reti inviolate e poi un 6-40. Pensavo di più, invece niente. Stefano Sensi, anche da lui mi aspettavo molto di più comunque. E totali, presenze 14, gol 2, assist 1, reti inviolati 5, gialli 1, rossi 0, 6,80. Simons, come lo avete chiamato, non ha fatto un cazzo, lo diciamo proprio sinceramente. Lui non ha mai giocato, l'ho preso da poco se non sbaglio. Gio Mario, 25, 2 gol, 2 assist, reti inviolati, gialli e reti inviolati 4. Lui non mi è piaciuto per niente, comunque gialli 2, rossi 1 e 6,50. Non mi piaceva proprio come giocatore, sinceramente. E totali di Barella invece 32 con 3 gol, 6 assist, reti inviolati 2, gialli 2, rossi 0, 6,60. Da lui mi aspettavo molto di più, quando subentrava non faceva molto, sinceramente. Vidal non l'ho fatto entrare molto in quella di titolare, ha sempre giocato con quelle di riserva. Comunque totali 29, gol 7, assist 2, reti inviolati 5, gialli 2. Comunque una media di 7-10, molto bravo qua Vidal, non me l'aspettavo. Mentre Milinkovic c'è 53, 12 gol, assist 15, reti inviolati 12, 7-10. Ha preso come Vidal, forse ci può stare visto che ha fatto 20 partite più.
Hannibal. Non mi ricordo di averlo fatto giocare solo una volta, forse. Comunque ha fatto un assist 6,50 in tre presenze. Adesso Christian Eriksen 47, 10 gol, 12 assist, 14 rete inviolati. Mi è piaciuto un sacco. Un giallo e 7. Forse 7 è poco. Poteva prendere anche un 7-10 come Milinkovic. Perdi, perdi. Ci ho scommesso tanto su di lui. Ho giocato un sacco di partite, anche i derby. È entrato tipo 80esimo, così anche forse prima. Totali 7. 0. Solo 2 rete inviolate. Ma deluso, ma deluso. Beh, lui in prestito. Questi qua li avrei voluti per la stagione dopo, Lazzaro e Politano, però niente. E anzi, Politano l'avrei preso e venduto, ma non l'ho più fatto alla fine. Visto che i soldi non mancavano. Adesso vi ricordo che in 10 like potrò fare un'altra stagione e potrò usare anche questo Lazzaro. Comunque, Hakimi 51, 11 gol, 15 assist, 12 rete inviolate, gialli 3. Diciamo, ha fatto come Milinkovic-Savic e un 7-10 ci può stare perché deve prendere lo stesso di Milinkovic, visto che ha fatto le stesse cose. Lui non l'ho sfruttato molto alla fine, però ha fatto veramente bene all'inizio. Era una scommessa, 21 anni, un più 4 di overall, totali 11, gol 4, assist 1, rete inviolate 1. Gialli rossi 0 e 6,40. Salcedo mi ha fatto schifo, dirò la verità. Totali 6, perché non mi piace molto su FIFA questo giocatore. E gol 1 e invece rete inviolati 1. L'avevo ripreso dal prestito, se non sbaglio, perché mi piace come giocatore nella vita reale, quindi pensavo che potesse fare tanto, invece purtroppo non ha fatto nulla. Pinamonti ha fatto una partita così, 4, vabbè. Gol 1, se non sbaglio era anche sul mercato il buon Pinamonti. Ah, sì, sul mercato infatti, vabbè. Comunque 6,90. Boss Santos 33, 12 gol, 7 assist, rete inviolate 5, non so come, però ha fatto rete inviolate 5 e media 7. Oh, io credo siano rete inviolate, non vorrei dire una stronzata, ma penso siano rete inviolate. Comunque 7, ha fatto bene. Lautaro Martinez 48, 31 gol. Ho detto che non ha fatto tanto rispetto a Lukaku, ma signori, Lukaku 44 gol, lui 31, veramente bravo. Assist 16, rete inviolate 14, gialli 1 e rossi 0 invece. Un 7,70. Bravissimo Luca e Lautaro, veramente. Se dovessi fare una classifica, metterei Lukaku, Hakimi e Martinez al terzo posto. Pure se l'ho criticato tanto, eh. Comunque, presenze 58 per Lukaku, 44 gol, signori. E in Champions League ne ha fatti. Scusate un attimo se non sbaglio, 7, 10, non è trofeo dei campioni, scusate, 7 in Champions League e 25 in Serie A. E comunque gialli, vabbè, rete inviolate no, 19, non so manco lui come. E un cartellino giallo, un 7,90, magari anche nei calci d'angoli forse andrà a saltare. E finisce così, ragazzi. Finisce così proprio tutta la carriera. Io spero che vi sia piaciuto tanto. E ci vediamo in live magari, ma raggiungiamo questi 10 like. E noi adesso ci vediamo in un prossimo video e spero di tornare attivo. Bella!